oggi video importante perché ritornano le partite in VL con le squadre strane. Io mando l'ultima sfida per la nuova icon uscita oggi. L'aggiornamento di icona base decide la squadra per la mia VL. Come funziona? Troviamo l'icon, la squadra con più presenze in cui ha giocato l'icon che troviamo sarà ovviamente il parametro da usare per fare la squadra. Quindi che ne so, esce Del Piero, c'ha più presenze con la Juve, dobbiamo fare una squadra con solo giocatori della Juve e poi provarne in VL, ok? Quindi molto semplice, questo è il pacchetto, sto già portando sulla schiena il peso di questo Eusebio. No, è una merda, Spagna, CC, Xavi, perché me lo sentivo che era Xavi? Bello! Cazzo, c'è il Barcellona e non posso mettere Messi. Che merda. La squadra la chiameremo Xavi Boys. Allora, Xavi, ovviamente, per correttezza ve lo faccio vedere, ma penso che lo sappiamo già tutti. Ha più presenze con il Barcellona, quindi dobbiamo fare il Barcellona. E cosa mettere nel Barcellona? Cosa, come non iniziare se non con lui? Il più forte giocatore del gioco. Allora, questa è la squadretta che dobbiamo usare. Ovviamente tutti base, non si scappa. Vabbè, inutile dirvi che prenderemo un cazzo enorme, perché fanno abbastanza schifo alcuni. E a sto punto direi anche di prendere la maglietta. Allora, questa è la squadra. Ovviamente panchina full bronzi perché non possiamo usare altri. Il modulo magari lo facciamo. Giocheremo con un 4-3-2-1. Inserisci dalle spalle, rimani in avanti. Lì mettiamo inserisci dalle spalle pure a lui. Poi qua gli mettiamo a tutti quanti, resta dietro, copertura al centro. Ai terzini resta dietro. Mettiamo un bel equilibrato con 55 55 55, un po' ambigua, con inserimenti offensivi ed equilibrato. 7 1 1. Ok, Food Champions. Ok, let's go. Beh, in teoria non dovrebbe essere, cioè, rispetto alle altre cose che ho fatto, cioè, ho fatto cose peggiori, eh. Alla fine questo è il Barcellona, dovremmo cavarcela in teoria. Cioè, ma un bel saluto dalla Lim della scuola. Studiate, rincoglioniti. Divisa del Barça. Paul Scholes, sto vomitando. Tra l'altro, cioè, ironia della sorte, cioè, adesso Xavi è l'allenatore, tra l'altro, del Barça. Ma che cazzo? Ah, ok. Sì. Bella. Ma che cazzo ha fatto? Oddio, sì. No! No, Jordi Alba. La trolla. La trolla. Mamma mia. Però se si tira dritto? No. No? Ma Piqué perché si è spostato? Bella. Peccato. Niente. Fuori gioco. Rischioso qui, eh. Bravo, Lenglet. Meno male. Oddio. No. Impazzivo col gol di Xavi. Palletta di Xavi. Bella. Guarda che cazzo ha preso. Oddio. La difesa. No, no, la difesa è stupida. Meno male che l'ho spostato. Ho fermato un gol al 45esimo. Chiamatemi pure Gesù Cristo. Siuhu, Dembélé. Il problema è la nostra difesa. Come potete ben vedere, tra Busquets e Piqué, non so, servirebbe. Infatti. Mamma mia, Memphis, lo mettevi così. Catanoi. Ma come cazzo fate a sbagliare sti passaggi? Meno male che l'ho spostato di nuovo. Mamma mia. La difesa è proprio strana. Se prendevo qualcosa mi piangevo tutta la notte. No, Xavi! Ammazza, che difesa, oh. Oi, sto crop. Ma guarda che ha preso, dai. Fallo. Sì! Cazzo, Ansu Fati. Oddio, sono pazzo. Sì! Cazzo, assist di pancia di Joe Gomez. No. Oddio! Marc-André. Serginho Dest, di sinistro, 59 di tiro. Qual è la gloria? Proviamo l'ultima.
I Xavi Boys si portano a casa questa partita con un sontuoso 5-2. Chiuso, tra l'altro, da un gol suo. Ah, una faticaccia a giocare, eh. Sono lentissimi. Non si poteva chiudere meglio. Non si poteva chiudere meglio.